grande partecipazione alla protesta contro il caro bollette che questa mattina ha avuto luogo a Mazara del Vallo. Intere famiglie, studenti, titolari e non di attività di diverso tipo sono scesi in piazza della Repubblica per manifestare contro il governo e contro un sistema economico che sta provocando una profonda crisi. Un corteo di protesta che ha attraversato le vie della città. Molti partecipanti hanno mostrato le ultime bollette ricevute, lamentando di non riuscire a coprire le spese necessarie per portare avanti la propria attività. Si tratta ormai di un vero e proprio stato di emergenza, in cui si rischia di non riuscire più a sopravvivere. Non si può più stare a guardare, mentre nel silenzio e nell'indifferenza le attività chiudono e le famiglie non arrivano a fine mese. E questo è il senso proprio della manifestazione. Ai nostri microfoni Gaspare Accardo, uno degli organizzatori della protesta. Oggi Mazara si ferma, visto la situazione veramente terribile che vivono i cittadini, attività e aziende che sono al collasso totale, cominciamo ad unirci per fare sentire a chi ci governa che il popolo non ce la fa più, che la situazione è veramente drammatica. Devono prendere subito provvedimenti perché la situazione sta diventando veramente insostenibile e siamo vicini a una bomba sociale mai vista.